Salve, gente. Anche se in ritardo inizio a commentare il TG. Vogliono cambiare qualcosa sulle province. Speriamo che non lo facciano di forma provinciale. Un'altra notizia, l'ex capo della polizia, ex segretario con delega ai servizi segreti Gianni De Gennaro, il nome che il tesoro indicherà domani all'assemblea dei soci di Finmeccanica per la presidenza del gruppo di Piazza Montegrappa. Beh, tutta burocrazia adesso nel TG. Consigliere d'amministrazione anche Alessandro Minuto Brizzo. Adesso siamo alla casa. Incidente diplomatico. Un nuovo incidente diplomatico, c'è l'ira della Bolivia, infatti, contro gli Stati Uniti, dopo che l'aereo del presidente Morales è stato dirottato e bloccato a Vienna. L'ira di Morales contro gli Stati Uniti. Non c'è, in particolare con Alessandro Cassieri. Un capo di Stato in volo da Mosca con l'aereo presidenziale costretto ad atterrare a Vienna. Il suo velivolo perquisito, bloccato per 15 ore perché nessun paese autorizzava l'attraversamento del proprio spazio aereo. Aspetto che finiscano di parlare con i loro amici. Consultato il tuo amico. Scene da film, in realtà cronaca dell'incidente diplomatico di queste ore con il presidente boliviano Morales, è costretto a trascorrere la notte in Austria perché è sospettato di aver preso a bordo Edward Snowden, la vampa del Datagate. Per la Bolivia è uno scandalo, il vicepresidente denuncia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Spiegazioni del no al sorvolo verranno chieste anche a Roma e a Parigi. Effetti collaterali dell'intrigo internazionale scatenato dalle rivelazioni dell'ex agente della NSA che continua a dividere europei e americani, con la Francia che insiste sulla sospensione del negoziato euro-americano di libero scambio, mentre si infittisce il mistero alimentato dai giornali russi che si domandano dove sia finita la spia, Edward Snowden. Di lui si continua a riprendere da 9 giorni che è nell'area transit di Sheremetyevo e che ha presentato domanda d'asilo in 21 paesi, nessuno dei quali l'ha formalmente accolta. Ma il sussulto di guerra fredda sembra domato sul nascere con la stretta di mano tra i ministri degli esteri Lavrov e Kerry, un'intesa tra Mosca e Washington che potrebbe stritolare i piani di spazio felice dell'ex 007 informale. E torniamo subito al Cairo, come vi abbiamo detto in apertura, è in corso un golpe militare, il presidente Mossa agli arresti domiciliari. Quali sono gli ultimi sviluppi? C'è una marea umana nelle piazza Tahrir e non solo. Martina, in diretta. Sì, Alberto. Solo per destituire di qualsiasi fondamento l'ipotesi che ho il sospetto che si possa trattare di un golpe militare, colpo di scena qualche minuto fa. Attendiamo da un momento all'altro non più un comunicato militare, bensì l'apparizione in televisione delle tre più alte comunità. Beh, adesso in Egitto un casino. In questo paese, quelle che godono della maggiore fiducia, il grande imam di Al-Azhar, lo sceriffo Al-Tayeb, che è la più alta istituzione dell'Islam sunnita, moderato, il Papa Tawadros, che è il patriarca della Chiesa ortodossa d'Egitto, oltre il 10% degli abitanti di questo paese, e Mohammed el-Baradei, premio Nobel per la pace, la figura di riferimento del vastissimo fronte che riunisce le opposizioni al governo dei fratelli musulmani. Altra notizia per concludere, il presidente egiziano Mohamed Morsi non fa più parte del processo decisionale, non è più in condizione di assumere alcuna decisione politica. Attendiamo da un momento all'altro dunque l'apparizione in televisione per spiegarci quale sarà il passo successivo, la famosa roadmap per avviare l'Egitto verso una transizione che tutti sperano qui sarà democratica. Grazie a Martina, dunque vi aggiorneremo sugli sviluppi della crisi in Egitto, adesso torniamo in Italia con la cronaca e questa storia di spese pazze che arriva dalla Campania, dalla tintura di capelli alla bambola Barbie, sono stati invitati a comparire dal magistrato 53 su 60 consiglieri, ma le regolarità e gli abusi sono un po' bipartiti, stati diffusi in tutta Italia, e allora seguiamo prima l'inviata Paolo Renzoni e poi... In regolarità in tutta Italia, ma è una novità... al lavoro, ma la tensione è ancora palpabile. Sono passate poche ore da quando uomini delle camisole borghese sono entrati in questa sala o nelle segreterie dei gruppi e hanno notificato 53 avvisi di comparizione a consiglieri ed ex consiglieri di tutti gli schieramenti politici. Seppur
truffa ai danni dello Stato e il reato ipotizzato dalla Procura partenopea a loro carico. Tra il 2010 e il 2012 sarebbero andati in fumo quasi 2 milioni di euro di fondi pubblici. Un tesoretto disperso, mille rivoli, anche in cene private, feste, sigarette, cialde di caffè, DVD, giocattoli, parrucchieri e tinture per capelli. Mi sembra che ne abbia bisogno della pinta. E questo che ho detto, ma per quanto mi riguarda, penso che, come dice, la mia figura può essere guidata in questo mondo. Personalmente penso, ma come gruppo, siamo convinti... Le fatture che passavano al capogruppo dei partiti? Mamma mia! ...non essere toccati la richiesta il presidente della regione Caldoro e altri due consiglieri, Muccioli e Colasanto. Ebbene, penso, sa, quel consigliere che ha portato la spesa dello shampoo, no? O la gomma che dava al parrucchiere. Vorrò sapere anche perché gli è stato consentito. La procura deve ora distinguere tra rimborsi regolari e irregolari, diverse le reazioni di chi lavora in regione e chi invece è fuori dal palazzo. Su 60 consiglieri presenti, 53 indagati. Guardi, non dico niente. È rimasta sorpresa? No. Quando avevo il negozio già c'è il 50% dello Stato. E poi devo vedere che si fanno rimborsare le sigarette, i soldi del caffè, è impossibile. Spese folli, pazze, allegre, tanto... Le spese folli dei deputati italiani, ossia truffa. Si è scoperto non essere un'esclusiva del Lazio, ma dalla Val d'Aosta alla Sicilia... Ci sono dei reati penali, legali, ma anche morali, anche quando è un diritto avere un rimborso, però non per giocare al totocalcio o per tingersi i capelli. C'è un reato anche morale, cioè un limite a quello che si può spendere. 500.000 euro invece di scontrini irregolari per PDL e Lega dell'ex giunta Formigoni a Milano, e a dirlo è stata la Corte dei Conti, per cui adesso dovranno essere restituiti. C'era il conto per il pranzo di nozze della figlia del leghista Stefano Galli, le creme di bellezza della Minetti, ancora cartucce per il fucile da caccia, aperitivi, carta da regalo, acquisto di vasi di cristallo e salumi, perché si sa, il gusto per l'arte e il buon cibo viaggiano insieme. Accuse di peculato anche per l'opposizione, tra le spese contestate due birre alla spina e un vasetto di Nutella. I peccati di gola a volte si pagano caro. A Torino 1 milione di euro le spese contestate, l'acquisto di un totaerba, smartphone e ancora una volta la manutenzione dell'auto, la più amata e curata pare dagli italiani. Ma è in Basilicata che l'assessore IDV Mastro Simone si è guadagnata il soprannome Lady Rimborso. Tra le spese di rappresentanza ha inserito sigarette, gomme da masticare e i conti salati della sua spesa al supermercato, consegnata sempre a domicilio. Gran territorio durante la discussione del provvedimento sulle misure alternative al carcere, la Lega espone cartelli in aula contro il governo, seduta sospesa, due deputati del Carroccio allontanati, Roberto Chinzari. Alcuni invece di chiamarsi Sinistra Libertà, si chiamassero Sottomila Libertà. Perfettamente, deputato. Inizia così la bagarre in aula, il deputato legista, non hanno insulti del partito di Vento. Secondo lui di sensare solo il rischio delle opposizioni, invece che alla sicurezza dei cittadini, alla reazione della vostra risposta, la Camera rifiuta la proposta di legge che delega al governo la riforma delle pene detentive alternative al carcere, un provvedimento che agisce proprio che non va giù. Non è il... salva carcere, questo provvedimento è lo svuota carceri. Beh, ma il fatto svuota carceri, certo, tanto il Parlamento ne è pieno di delinquenti, quindi anche la Camera dei Senatori e tutto il resto, quindi svuotano le carceri, ma seguono l'esempio, perché dovremmo svuotare anche il Parlamento e la Camera dei Senatori. Ci sono molti in attesa di giudizio che stanno nelle carceri e non si sa se sono colpevoli, e invece molti che hanno avuto il loro giudizio definitivo e sono ancora deputati e senatori, e magari quando escono cadrà tutto in prescrizione. E non rimane la fiducia perché a 5 giorni dalla visita del Papa sono quasi 500 i migranti soccorsi in meno di 24 ore, e sull'isola è allerta, come ci racconta Antonella Guglieri.
Il barche a raffica a Lampedusa, dopo una settimana di calma a causa del mare forza 5, in meno di 24 ore portati in salvo 490 migranti recuperati da Marina Militare e Guardia Costiera in tre diversi interventi, mentre è in corso il salvataggio in acque maltesi di una carretta del mare in difficoltà, porterebbe con sé un carico di 300 disperati. Nel pomeriggio intanto è stato fatto approdare nel porto della Maggiore delle Pelagie, in pieno fermento per l'arrivo lunedì di Papa Francesco, un barcone con a bordo 183 persone, fra cui 28 donne ed un minore. Giunta sull'isola anche la nave Cigala Fulgosi della Marina Militare, con gli 80 profughi eritrei avvistati e soccorsi ad 80 miglia a sud di Lampedusa. Stanno tutti bene, anche se provati dalla difficile navigazione, ad intercettare il gommone di 15 metri lungo le autostrade marine del canale di Sicilia. Era stato un motopesca tunisino che aveva lanciato l'SOS sulla presenza di cadaveri a bordo. In realtà alcuni migranti erano adagiati sul fondo del barcone in stato di ipotermia, tra loro 15 donne, 5 di queste in gravidanza. Che orrore! La notte erano giunti su... Io non so se da qua dove sto adesso si sente il televisore. Per quello, considerate questo un commentario al TG Rai di prova. A favore del figlio, con un messaggio alla nazione in TV, Alberto II, 79 anni, ha annunciato la sua decisione di cedere il trono al primogenito Filippo, di 53 anni. La salute non mi permette più di esercitare le mie funzioni, ma mi lascio in buone mani, ha detto il sovrano sposato con l'italiana Paola Ruffo di Calabria. Il passaggio di consegne avverrà il prossimo 21 luglio, festa nazionale. Erano in due anziani e indigenti ad accudire le tigri nel parco di Pinerolo. Al TG1 la testimonianza della moglie dell'uomo svernato proprio davanti ai suoi occhi. L'inviata Federica Palestieri. Ora è rimasta solo lei, Carla Lagiate, 72 anni e salute psicofisica precaria, ad accudire il leopardo e le 10 tigri di sua proprietà, una delle quali ieri ha sbranato il marito Mauro, suo coetaneo, mentre era entrato nella gabbia insieme alla moglie per due mesi, come da sempre facevano senza rispettare le norme di sicurezza. Se l'hai cercata, attenzione, perché gli ho detto, tu, quel maschio lì, non lo devi più far uscire, tu. Se vuoi lo faccio uscire io, certo che ha fatto una brutta morte, questo bisogna dire. Una sconcertante storia di povertà e degrado, quella nella quale vivevano i due anziani con l'amore per le tigri, in questa baracca abusiva all'interno degli 8 ettari di un parco ornitologico in Piemonte, chiuso ormai da 3 anni, nel quale c'è anche la figlia del proprietario dell'area, che nel 96 aveva fatto costruire una regolare gabbia per le tigri, proponendo a il Lagiard di trasferirsi lì con gli allora 4 felini che tenevano nel giardino della loro casa tra le lamentele dei vicini. Ma 3 anni fa, alla chiusura del parco per mancanza di fondi, i due non se ne sono più voluti andare, finendo in rovina pur di sfamare le adorate tigri nel frattempo riprodottesi. Bisognava che qualcuno prendesse la decisione di trasferire gli animali da un'altra parte, che chiaramente non potevo essere io. La signora è seguita dai servizi sociali e a mio modo di vedere questa signora purtroppo non è in condizioni di poter continuare ad avere questi animali. E mentre si cerca una nuova casa per le tigri, intanto loro continuano a restare lì insieme alla padrona come se niente fosse accaduto. Senta, guardi, io devo andare su perché gli animali sono tutti 2 giorni che non mangiano. Adesso la mangiano anche lei, poveretta. 2 giorni che non mangiano le tigri. Domestici, così si incentivano i consumi, ci racconta tutto Felicità di Stili. Una nuova agevolazione nel bonus sulle ristrutturazioni edilizie. Entrano anche gli elettrodomestici, i grandi elettrodomestici, su altri frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici, che dovranno però avere almeno un consumo energetico di classe A+. Un beneficio che vale 10.000 euro di spesa, ma che ovviamente è a vantaggio solo di chi effettua anche i lavori a casa. Ecco il risparmio nello specifico. Fino a tutto il 2013, rispetto al tetto dei 96.000 euro previsto per le ristrutturazioni, si aggiunge una somma di 10.000 euro per mobili, appunto, elettrodomestici. Con una detrazione del 50%, dunque 5.000 euro di sconto. Attenzione però, spalmati in 10 anni. Il bonus è previsto anche per caldaie e condizionatori, in questo caso la detrazione del 65%. Sono talmente tante cose un po' faticose da dover vivere e da affrontare, che fanno un po' questi piccoli aperitivi così se servono veramente. Io lo farei subito. Penso che qualsiasi elemento che aiuti un attimo a ridurre il prezzo e quindi incrementare i consumi sia positivo. La ripresa dei consumi certo che poi è una mano a quel made in Italy sempre più piegato dalla crisi. Le immagini dei giorni scorsi, le proteste dei lavoratori della Indesit, un settore, quello degli elettrodomestici,
ultimi 10 anni la produzione si è dimezzata, passando da 30 milioni di pezzi prodotti all'anno a scarsi 15 milioni. Livelli inferiori al 1987, come se fossero andati persi 25 anni della nostra storia industriale. Tempo di vacanze per chi viaggia in aereo, l'incubo è lo smarrimento dei bagagli, dunque è più sicuro portarli a mano, ma le regole sono sempre più complicate e restrittive. Carlo Tamanno. 3 giorni senza bagaglio, difficoltà d'arrivo e devo pagare anche una sovrattassa per il peso. Il bagaglio non mi è stato addirittura mai più consegnato. Bagagli pezzi per il mondo, 26 milioni nel 2012. Qualcuno viaggia anche per mesi, altri torna alla vacanza finita. L'ultima volta mi è arrivata con mezzogiorno di ritardo, la valigia mi ha mandato $500. Rispetto agli anni passati sono circa da ridere, nel 2007 erano 46,9 milioni. Nel 2012 le valigie che hanno subito disguidi sono state quasi 9. Si perdono le valigie? Magari anche passeggeri. Soprattutto è aumentato percentualmente il numero dei passeggeri costretti a scegliere bagagli a mano, che però devono fare i conti con il toto, peso giusto e misure ad hoc. Deve essere in totale 115 centimetri. Il bagaglio a mano deve essere circa 7 kg. Ho dovuto tirare fuori i liquidi, i profumi, di tutto e metterli nel computer. O ti vanno a rompere le rotelle della valigia, o addirittura devi levare qualcosa e devi lasciare direttamente a loro. E allora c'è qualcuno che ha pensato di approfittarne e creare un servizio a misura, la valigia express. Il bagaglio viene ritirato a casa o dove si vuole 2 giorni prima della partenza e ricapitato in vacanza 24 ore dopo. Un'assicurazione gratuita garantirà il buon stato delle valigie. Il servizio costa 30 euro mediamente in Italia e 50 in Europa, indipendentemente dal peso e dalla località di destino. Per ora il servizio si vende in tutta Europa, dopo l'estate si parte in giro per il mondo. Ah, ma guarda un po'. Musica in chiusura, dopo il grande successo di musica casa, ecco il nuovo video del singolo di Max Gazzè, I tuoi maledettissimi impegni. Vediamo in diretta con Maria Parresi. Apri un istante di parole. Beh, adesso, cari amici, la musica andremo interessa. Volevo fare questa prova per vedere se da questa distanza riuscivo a registrare. Mi sembra di sì, perché io vedo la colonna del microfono illuminarsi. Grazie per avermi seguito in questo nuovo commentando il TG Rai. Al più presto trasmetterò qualcos'altro di nuovo. Salve e arrivederci a tutti.